non ti metti in jeans invece di metterti sempre leggings? Guarda che leggings, anche se comunque io ho toccato, erano tipo leggere, non erano pesanti. Però io ho detto, ma comprati un paio di jeans invece di comprare, di stare sempre con leggings. Ho capito che comunque non senti tanto freddo, perché gli americani non sentono freddo. Però, cioè, però per una volta metti dei jeans, perché comunque te ci vedo bene. Però ho detto, no, ma io perché sto più comoda. Ma lì sei vecchia, poi ho detto, lì sei vecchia. Invece quasi 30 anni non sei vecchia, cioè. Le vecchie si mettono, vabbè. Però mi sto più comoda, ho detto, vabbè. Cioè, in 3 anni che la conosco non ho mai visto un jeans. In 3 anni, non ho mai visto. Solo nelle foto di 2 anni fa, tipo c'era jeans. Però ci stava bene, però non ho mai visto che jeans. Però bene, io... Cioè, però potremmo andare insieme a fare shopping, non capire che non fare jeans, che grazie, cosa ci va in vita tutto. E pure non capito. E io, per carità, cioè ti prendi una XL, che ne so, qualcosa, una volta a comprarlo, e poi ogni volta che ero accompagnato sono veramente lei, ma una volta che avevo due jeans. Ho detto, ma mi farebbe piacere, ma se la volta che mi chiedi, mi dici, prego, accompagnami, poi l'avremo due di compri jeans. Jeans neri, se non vuoi jeans chiari, se non vuoi tutti qua, ti compri jeans neri. Se vuoi stato un po' più comodo, li compri un po' larghi, almeno sei comoda. Io gli ho detto, vabbè, non ci sono in Italia. Mi ho dato un consiglio. L'ho presa in giro, l'ho detto, io ho detto. Ho detto, forse non te ne vedi, ho fatto tipo, ci fanno per lì. Sto cercando un po' di stabilire la cosa. Anche se in teoria dovevo prendere, anche se dovevo, in teoria, tipo, la prova costume, dovevo rimanere la prova costume, però... Adesso mi fa male. C'è la tanta già, già, non vado.